Salve, ciao ragazzi. Allora, video prodotti, ovviamente finiti, acquistati e recensiti, come sempre. Allora, dei prodotti finiti ne ho uno solo questa volta. Allora, è una crema idratante per pelli normali e grasse della Dora Bruce, che ovviamente è squartata, comunque è l'aloe vera. E come sempre, giù nell'info box trovate tutti i nomi di tutti i prodotti che menziono e dei prodotti finiti, in questo caso solo questo. Se scorrete i video oppure se mettete il mio nome con il nome del prodotto nel riquadrino per cercare i video, troverete sicuramente la recensione perché l'ho fatta. Poi ho acquistato della Marbet un gel contorno occhi anti-borse, anti-occhiaie e l'altro non capisco. Comunque è un gel rinfrescante, semplicissimo. Ho preferito il gel perché con questo caldo la crema è un morire. Poi, sempre della stessa marca, ho comprato una crema deodorante, perché specialmente col caldo e nella settimana degli ormoni impazziti ho bisogno di lavarmi tanto spesso e usare il deodorante veramente spessissimo, perché ho dei problemi ormonali, ovviamente puzzacchio un pochino di più, è bruttissimo da dire, però è la realtà. Quindi spero che con questa migliora un po' la situazione, non si sa. Ok, recensioni. Primo prodotto che bordello, ragazzi, finita la scuola è un incubo, sto scherzando. Allora, primo prodotto da recensire è questo Glam Eyeliner, un liquid eyeliner della Essence, il numero 05 Royal Splendor. Allora, di questo prodotto io ne ho tre versioni: la bianca, l'argentata e questa dorata. E mi piacciono ovviamente tutte e tre. Delle altre due ho già fatto la recensione, ovviamente la ritrovate tra i miei video vecchi. E uguale come quell'altro, l'unica pecca: ho fatto il video col mio cane, sono ancora piena di spellucci. Come per gli altri, anche di questo l'unica pecca è l'applicatore, perché è un cosino in plastica con una punta sottilissima, ma il colore non permette l'applicazione con una linea così sottile come poi è l'applicatore stesso. Sono colori che hanno bisogno, per dare visibilità al trucco, dare un tocco un pochino più particolare eccetera, di essere applicati in una buona quantità. Quindi non una riga sottile, ma una riga abbastanza grossa. Cerco di farla con la parte più cicciotta. Aspettate, tre mani mi servirebbero. Con la parte più cicciotta dell'applicatore. E magari la parte sottile, o posso mettere un po' di colore all'angolo interno per dare un po' di luce, o cercare di fare una bella puntina. Però il bello di questo prodotto è che, almeno sul mio occhio, per come l'ho interpretato io, il colore deve essere una bella riga visibile, pesante. Almeno a me così piace, perché poi sono colori luminosi, non troppo aggressivi e quindi pesanti, e secondo me ci vuole il rigone esagerato, secondo il mio professore. Poi, essendo colori così luminosi, tanto meglio, almeno per me. Vi faccio vedere un attimo la striscina di colore, si potete capire quanto sono belli, quanto è bello e luminoso. Tra l'altro poco si vede, e si potrebbero usare, ma non l'ho mai fatto, come base di colore su tutta la sulla palpebra mobile, senza arrivare però alla piega dell'occhio, perché si rischia di farlo arrivare nelle pieghette. Non si sciolgono questi prodotti, cioè la linguetta, come la fate, così la trovate, anche la righina, la riga sull'occhio, però non si sa mai, comunque nella palpebra apri e chiudi, prima o poi si fa. Questo è lo swatchiolo di colore, come potete vedere, non so se si nota, ma è bello, luminoso, a me piace un sacchissimo, veramente mi piace tanto, sono bei prodotti, quindi promosso. Poi dell'Eofidra Skin Color, un
lucida labbra, Care & Shine lucida labbra lunga tenuta effetto matte, idratante e protettivo. Allora, è un lucida labbra trasparente, qua lo definiscono effetto matte, ma non ha un effetto matte. Ora per esempio ce l'ho sulle labbra, le labbra luminose è molto quasi a specchio, l'ho messo tamponando perché sotto c'è una matita e un settore di color bluastro per evitare di sporcare l'applicatore, che di questi in spugnetta. L'ho appoggiato sulla mano e col dito l'ho tamponato un pochino sulle labbra, però messo solo dà un effetto, quasi un effetto specchio. Ora ve la metto un pochino sulla mano per farvi vedere, aggiungiamo troppo, così si nota. Ha un bellissimo effetto, ma veramente brillante, mi piace un sacco. Dove sei? Eccolo qua, si vede, sì. È veramente molto, molto luminoso, dà veramente questo effetto specchio sulle labbra che a me sinceramente piace. Dura abbastanza sulle labbra, poi ha questa confezioncina molto carina. Ah, è carina. Comunque duro sulle labbra, dura tanto, mi è piaciuto anche su quest'altra modalità. È un po' appiccicaticcio, anche se la si mette poco, tipo in questo momento che ho soltanto tamponato sulle labbra il prodotto, quindi anche così il prodotto è un po' pastoso sulle labbra. Per chi non piace è una cosa a sfavore del prodotto, a me non dà fastidio, quindi mi è piaciuto. Allora, prodotto Kiko, il mascara top coat effetto volume, quindi quello in confezione viola con lo scopolino un po' a pallottolina. Avrete visto e letto recensioni su questo prodotto in tutte le salse possibili e immaginabili, quindi sprecherò pochissime parole. Allora, tanto effetto volume non l'ho visto, perché l'unica cosa che dà effetto volume è il fatto che ha uno scovolino con dentini stretti e molto rigidi, quindi cerca di prendere tutte le cigliina, anche quelle molto corte che sono all'attaccatura delle ciglia. È scomodo, secondo il mio punto di vista, il mio occhio e le mie ciglia, quando cerco di prendere le ciglia che sono agli esterni dell'occhio, quindi quelle sul lato esterno e queste qua sul lato interno. Con questo pallottolone trovo una difficoltà immane e mi sporco quasi sempre, è un punto fisso del mio trucco ormai sporcarmi quando metto questo coso. Ovviamente, come tutti i mascara top coat, mi piace il principio che se voglio rinfrescare il trucco, quindi ho già un mascara, evito di mettere altro mascara su ciglia ormai già fatte, quindi con il rischio che mi si spezzino. La forma di questi mascara è più leggero, quindi evita che si rompano le ciglia fondamentalmente. Tra i due, quello là che avevo prima allungante e questo qua volumizzante, ho preferito l'altro, però anche questo è un buon prodotto. Alla fine promette quel che dice, il volume lo dà. Vediamo se riesco a far vedere, perché l'ho messo ora. Allora, non so come farvi vedere. Forse così. Io ora sull'occhio non ho messo nessuna matita eyeliner nero qua all'attaccatura. Il nero che vedete è il nero che mi procura questo mascara, quindi l'effetto volume lo dà, perché l'effetto volume alla fine te lo dà questo sentore di linea nera che contorna il tuo occhio, e quindi l'effetto lo dà. Io preferisco, aspettate che mi riallontano. A mio gusto personale preferisco la lunghezza, perché avendo ciglia bionde, non sono corte, però essendo bionde ho sempre avuto questa cosa, voglio le ciglia belle, scure, intense, lunghe, che si vedano, perché non si vedono. Comunque è un buon prodotto. Allora, prodotto della Garnier Skin Natural Hydral Essential
crema idratante multiattiva e idrata protegge e nutre all'estratto di miele e vitamina E. La confezione è questa e si presenta in questa confezione simpatica anche da vedere, è carina. La crema è fatta in questo modo, molto corposa, che per l'estate non è per niente l'ideale. A saperlo non la compravo. È una crema molto idratante, molto corposa, l'addosso te la senti ora che è estate anche per più di un'ora, veramente. Io sento dopo un'ora ancora la mia pelle con questa cosa di crema che non si è assorbita. Ho sbagliato a prenderla in estate, ci voleva qualcosa di più fresco, di più leggero, scusate, era qualcosa di più leggero, però sì, è idratante. Io la pelle la sento idratata, ma con sto caldo sfido chiunque a non sentirsi idratata la pelle, anzi io in estate già non soffro di pelle secca perché ho la pelle mista tendente un po' al grasso, sto schiacciando di caldo. In estate ancora meno, quindi è una crema idratante, troppo corposa. Poi, ancora dell'essence, della linea Studio Nails, il gel rimuovi cuticole 2 in 1. Allora, questo gel è un gel che va messo ovviamente alla base dell'unghia, le nutre e aiuta a rimuovere le pellicine, quindi le cuticole. Allora, come si mette? Niente di trascendentale, si apre il tubetto, il gel che esce va posizionato attorno l'unghia, si lascia agire per un paio di minuti, si spinge stesso con il tappetto, si spinge un pochino e si lava benissimo le mani. Allora, io l'ho utilizzato per un paio di settimane, quindi l'ho applicato due volte, mani e piedi. Sulle mani tanta differenza non l'ho trovata perché io cerco sempre, non ho le cuticole molto dure, lunghe, che hanno bisogno quindi di particolari trattamenti. Sono cuticole normalissime che io nutro con il mio olio, con olio extravergine d'oliva, con delle gocce di limone per sbiancare anche l'unghia, le spingo dietro con un bastoncino di cotton fioc, non uso neanche gli spingicuticole, non ne ho bisogno perché veramente sono poche e sono molto molto malleabili, si lasciano lavorare. Invece sui piedi, facendo parecchie volte all'anno il pedicure, è capitato che me le hanno tagliate, quindi ora ho delle cuticole forti, resistenti, quindi io avevo bisogno di qualcosa che mi aiutasse a tenerle a bada, a non farle crescere velocemente e che le idratasse. Questo sinceramente mi sto trovando abbastanza bene. Ormai ho fatto il pedicure da quasi un mese, l'ho usato per due volte, di solito io dopo un mese ho già la cuticola molto molto alta e per niente gradevole alla vista, quindi questo mi è piaciuto. Altro prodotto di Essence, barattolino. Allora, questo qua è della Studio Nails, è il sorbente per le punte French, quelle in plastica, e già ne ho parlato nel video precedente. Allora, allora è un prodotto liquido, come si sente? All'interno trovate questo buchino con questa plastica, torno, inserite il ditino e vi toglie lo smalto. Ha una puzza esagerata, mamma mia, oddio! Allora, questo prodotto non è un solvente, è acido secondo me. Non vi rimuove lo smalto o stacca le cuticole, le tip, le scioglie. A me ha impressionato questa cosa, le scioglie. Basta tenerlo un minutino, 30 secondi, non ce la fate, vi toglie soltanto lo smalto, ma in un minutino e mezzo vi ha sciolto la tip, che è un pezzo di plastica, leggero ma è un pezzo di plastica. Questa cosa terrorizza.
probabilmente la porterò tipo in vacanza se... Ma no, non la porterò da nessuna parte. Se ricomperò, farò un'altra prova con le tip, le userò per rimuoverle e poi amen. Boh, me lo darò sul groppone finché non finisce. Ok, video finito. Mi sa che mi ha morso una zanzara brutta antipatica. Ora devo assolutamente scendere, ho fatto anche tardi. Vi mando un bracione, vi mando un bacione. E ci vediamo nel prossimo video. In gamba, ciao ragazzi e ciao ragazzi.